La scuola basket Arezzo chiude il proprio precampionato ottenendo la qualificazione alla Final Four di Coppa Toscana battendo la Ford Blue Bay Livorno 78-65. Come nelle previsioni è stata una partita molto combattuta tra due squadre ben costruite per un campionato di vertice in Serie C Silver. Dopo una prima parte di marca ospite, gli Amaranto sono riusciti a ribaltare l'inerzia del match sfruttando anche una condizione fisica migliore rispetto agli avversari. Sono state due triple consecutive di Castelli nel terzo quarto a suonare la carica per gli Amaranto. Dolfi si fa trovare pronto con i suoi canestri mortiferi che hanno permesso nell'ultimo quarto di costringere alla resa la combattiva formazione livornese. Top scorer della gara è stato Cutini con 20 punti realizzati, ma sono stati 4 giocatori di coach D'Elia andati in doppia cifra. Questo risultato dà una solida iniezione di morale all'Amen in vista dell'esordio in campionato di domenica prossima contro Dani Basket Quarrata, altra squadra di prima fascia del prossimo campionato. La partita si giocherà alle 18:15 alla Palaestra. Ma veramente abbiamo visto non soltanto la tecnica forse al di sotto dello spettacolo delle due partite precedenti, ma abbiamo visto il carattere dei nostri ragazzi, non è quello di combattere ma anche quello di sapere accettare la sfida maschia. Un'analisi giusta dal punto di vista di quello che caratterialmente abbiamo visto, cioè i nostri ragazzi forse per la prima volta nei secondi quarti sono stati coloro che hanno aggredito sportivamente di più la partita, e secondo me la chiave di volta è quello che dici te, ma c'è anche da mettere in più il fatto che è stata la difesa. Una difesa così forte, secondo me ce ne sono poche delle squadre che possono competere con noi. L'attacco l'avevamo già, come dire, visto nei giorni scorsi. Ovviamente l'aumento di intensità fa portare anche più errori al tiro, è normale. Oltretutto Laurinas oggi non stava bene, è un po' febbricitante, quindi sono tutte cose che ovviamente dal pubblico non si sanno. No? Quindi, però detto questo, nonostante tutto, io faccio i complimenti oggi a tutti i ragazzi, specialmente la panchina. Perché ho visto gioire nei momenti di grande difesa e gioire anche nei momenti di grande attacco, quindi questo è senso di gruppo, senso di unità, e questo era un test importantissimo perché questa squadra qua secondo le previsioni era una delle squadre che andrà a giocarsi il campionato, quindi è un buon inizio. L'importante è che noi dobbiamo capire che questo è l'atteggiamento che dobbiamo tenere in campo sempre, quindi tutti bravi dal coach in giù, insomma.